impressionanti, ma sono veramente tante e quindi potresti abbassarmi il volume della chitarra sul monitor? L'impiegato dell'ASL che intasca mazzette per il rilascio di certificazioni viene ammonito, richiamato, sospeso, ma rimane attaccato al suo posto di lavoro, così come l'integerrimo assessore del piccolo comune prealpino trattiene una percentuale per vidimare un progetto, mentre il manager dell'Alitalia che lascia la compagnia aerea di bandiera con un disavanzo di diverse centinaia di milioni di euro, così come gli amministratori locali, ferrovie dello Stato, società autostradali, portuali, banche, ottengono pure una buonuscita milionaria per il fallimento. Ma che impressione, ma che impressione, ma che impressione. L'Italia con un disavanzo di 47 miliardi, forse sarà 51 stamattina, siamo arrivati a 51 miliardi di disavanzo, ma si può sapere chi si è messo a spendere, a spandere? Per fortuna il governo ci stanno pensando, subito pronto un intervento economico, facciamo 3 blocchi di debito, uno da 6, uno da 14 e uno da 27, da pagarsi post legislatura ovviamente. Spostiamo ministeri al nord, riformiamo la giustizia, limitiamo le intercettazioni telefoniche, censuriamo internet e infine cambiamo nome al partito. Ma che impressione, pa, 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 pa. Ma che impressione, pa, 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 pa. Ma che impressione, pa, 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 pa. L'Italia è un paese fatto di ambienti naturali, arte e tecnologia, vengono drasticamente ridotti i finanziamenti per le innovazioni energetiche e per l'istruzione, mentre crescono centri scommessi, lotterie, gratte e vinci, lotte nalotte, bingo e puttane di lusso, e si fanno TAV e ponte, chi è costretto a respirare lacrimogeni perché non li vuole, ma l'economia cresce e si moltiplicano i centri commerciali con queste montagne di monnezza che diventa una calamità nazionale di cui si discute, si parla e si rimparla tra politici malorganizzati e universitari, ma la spazzatura rimane là dov'è. Caspita, meno male che non si è trattato di rifiuti nucleari. Ma che impressioni, ma che impressioni, ma che impressioni, ma che impressioni. Oddio mio, che cosa è successo? Tutti legati da un compromesso. Ah, è per questo che i politici non riescono a mantenere ciò che promettono, costretti manovrati ad arte come marionette legate a fili mosse da abile puparo. Obbediscono e non hanno un'iniziativa propria, accettano di rinunciare alle fresche dei giovanili al momento della loro elezione. Così comincia il teatro della finzione, signori e signori, una storia complessa, tanto più oscura quanto potente il groviglio di poteri, affari, furti, compromessi, violenze, corruzione, ricatti. Il faccendiere principe eletto per meriti o perché è membro di una setta dalla P2 alla P4, nata nella monarchia, continua nella Repubblica e ritornerà alla monarchia. Ma che impressione, pa, 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 pa. Ma che impressione, pa, 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 pa. Ma che impressione. Si prostituisce, fa la escort con un uomo facoltoso e diventa una reginetta mondiale, ossequiata, invitata negli ambienti più esclusivi d'Europa, le televisioni litigano per contendersi un'intervista, diventa il sogno impossibile del mondo maschile, persino la chiesa si arrende e tace, e poi dall'altra parte una donna, una ragazza di 40 anni, segnata duramente nel viso e nelle forme, che ha sostenuto corsi, aggiornamenti, master, seconda laurea, specializzazioni, concorsi, abilitazioni, idoneità, continua ad andare su e giù per gradatorie con esaurimento. Ma che impressione, pa, 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 pa.
Bisogna consumare così girano i soldi. Qualcuno mi dica dove che girano, perché non riesco mai a trovarli. Dicono di spostarmi al nord nell'Italia che produce, non andare al centro in quella che consuma, tanto peggio al sud in quella che garantisce solo voti. Se cerchi lavoro ti rispondono: quanto ne vorresti somministrato? Quasi fossi un malato, allora datemi presto un anticipo, così posso ristabilirmi. Ma milioni di studenti al sistema non ci stanno e scendono in piazza, ma gli faranno fare tutto ciò che vogliono fin quando non conteranno un cazzo. Altri invece fanno a gara chi fa centro con la cerbottana nell'orecchio del professor Daldetali del pregiatissimo istituto paritetico psicosociopedagogico coreutico. Boh. Ma che impressioni, pa, 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 pa. Ma che impressioni, para, pa, pa, pa. Ma che impressioni, para, pa, 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 pa. La fiction televisiva squadra speciale prodotta dalla Fininvest e la logistica e casting è stata gestita da un boss di Palermo. Come il primario dell'ospedale viene imposto dal politico locale anziché per le sue capacità chirurgiche, così come la RAI pagata da tutti noi o quasi, o da un'informazione libera e invece gestita dai partiti, perché non si chiederà mai la diaspora tra il gelato in coppetta o in cono. Sai chi si sposa Brunetta? Al ministero ci stanno pensando. Il ministro dell'istruzione commette errori grammaticali e programmi informatici non funzionanti. Scillipoti fonde il partito della responsabilità e coerenza, non si sa ben inserito quel sbaglio che è quell'emendamento sulla giustizia, tuttavia non si fa niente perché dicono tanto le cose rimangono sempre così. E che dire di quei bambini che dei grandi occhi che ci guardano nelle campagne pubblicitarie, che diventano, ci guardano e ci dicono, o che poi diventeranno pure degli uomini e finiscono nei centri di accoglienza o nel letto di qualche donna insoddisfatta, e mentre la femmina trova la fava mi coloro la pelle di nero perché di certo non voglio fare la fine del fuco nel favo. Ma che impressione, pa, 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 pa. Ma che impressione, pa, 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 pa. Ma che impressione, pa, 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 pa. Ringrazio Timpa Viva che mi ha concesso questo spazio. Ringrazio i miei cari amici che mi sostengono. E in questo caso, signori e signori, grazie, perché mi sono meravigliato almeno una volta ogni tanto.